Mentre dall'instancabile web arriva la notizia della sua prima conferma di un esopianeta, un piccolo mondo roccioso di nome LHS-475b, intravisto per la prima volta dal telescopio spaziale TESS della NASA, con dimensioni praticamente identiche a quelle della Terra, ma temperature molto più elevate e apparentemente privo d'atmosfera, o forse con un'atmosfera composta quasi unicamente di CO2, mentre da Webb, dicevamo, arriva la conferma dell'esistenza e la caratterizzazione di questo mondo infernale, TESS mette sul piatto un ulteriore esopianeta, questa volta decisamente più ospitale. Un nuovo mondo alla cui scoperta hanno contribuito con osservazioni da Terra anche alcuni astrofili italiani, Giovanni Sopi, Franco Maglia e Aldo Zapparata dell'Osservatorio Astronomico di Campo Catino, in provincia di Frosinone. Già dal nome si può intuire che il pianeta appena annunciato dal team di TESS è un soggetto interessante, TOI-700e. Le prime tre lettere lo dichiarano esplicitamente. TOI infatti sta per TESS Object of Interest, dunque qualcosa da tenere sott'occhio. Il numero 700 identifica la stella attorno alla quale orbita il pianeta, una piccola e fredda nana rossa 100 anni luce da noi, visibile nel cielo australe verso la costellazione del Dorado. Ma è quell'ultima letterina E a fornire l'informazione più ghiotta. Ci dice infatti che il mondo appena scoperto non è solo. Là, attorno a TOI 700, sono almeno in quattro i pianeti B, C, D e appunto E. A rendere l'ultimo arrivato degno di nota è anche il fatto che si trova a orbitare entro quella che viene definita la zona abitabile, ovvero una fascia nella quale si incontrano le condizioni adatte a consentire la presenza di acqua allo stato liquido. A essere proprio pignoli, quella solcata da TOI 700e è una cosiddetta zona abitabile ottimistica, dunque dai requisiti un po' più laschi rispetto a quelli severi che caratterizzano una zona abitabile conservativa. Ma pianeta roccioso, grande come la Terra e potenziale presenza di acqua allo stato liquido sono comunque tre attributi che insieme fanno ben sperare. Più esopianeti come questo troveremo e più aumenterà la possibilità di imbattersi prima o poi in un mondo nel quale possa essere emersa qualche forma di vita simile a quella che conosciamo.